che anche ovviamente di qualcuno in questi giorni sui giornali, che anche sì, dopo fatto anche alla stampa. Sostanzialmente la questione è questa, a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Imperia e del Tribunale di Sanremo, prevedendo evidentemente un giorno di persone, la Giunta ha deliberato di istituire il parcheggio a pagamento del terzo piano del e la delibera parla anche di zone limitrofe di via delle Cinquartine e via Canisio, peraltro ad oggi il comandante della prosecuzione è visto esclusivamente sul parcheggio interrato. Capisco la presentazione, faccio presente questa esigenza, però rappresento anche come sono stati manifestati i conti, cioè il 25 di settembre la Liguria ha sostanzialmente stoppato gran parte dell'accorpamento del tribunale, cioè 20 cause civili pendenti a Sanremo, continueranno a farsi Sanremo, quindi quel grosso afflusso di persone che c'è, sicuramente ci sarà, non sarà così consistente come magari se ci poteva immaginare qualche giorno prima, ovviamente si andrà poi confermerà la sua insieme anche nel merito, e in ogni caso ha rappresentato come se l'esigenza è quella di garantire una rotazione dei posti in funzione dei fruitori del tribunale, questa esigenza c'è, cioè sostanzialmente dalle 2 di mattina alle 2 di pomeriggio, non c'è certamente. Prevedere il pagamento in quelle zone lì dal 7.30 di mattina alle 19.30 francamente non ha nessun senso, sono su quelli evidentemente di fare cassa, a guadagnare delle risorse per i servizi, perché è una società comunale, non credo che sia questo il sistema per far pagare il pagamento. Quindi la mia questione è una, chiedo al sindaco sostanzialmente se anche alla luce del fatto nuovo, quindi non pieno accorpamento del tribunale quantomeno ad oggi, quanto riguarda le cause civili sono tantissime, quindi sarà molto meno sicuramente lo flusso di avvocati, di personale, di testimoni o di parte di Sanremo, e soprattutto se non intende rivedere questa delibera quantomeno limitando l'orario e quantomeno evitando che sia pagamento, perché si può garantire lo stesso effetto se bisogna con una qualsiasi giornalista o qualora si ritenesse di confermare il pagamento di quelle aree dando come avviene nemmeno sul parato, dato dei passi gravi ai residenti, perché i residenti mi hanno segnalato che sono veramente grossissime difficoltà, perché ad oggi sostanzialmente non c'è possibilità di parcheggiare se non da quella che è.